La statua della Madonna del Pozzo fa la sua apparizione sul carro trionfale, salutata dagli applausi e dal rintocco delle campane a festa della Reale Basilica. Il carro viene trainato da un gruppo di fedeli di Bisceglie, arrivati a piedi venerdì scorso a Capurso. Lo fanno da decenni, per devozione. Parte la processione, tra due ali incredibili di folla. Sono i momenti più toccanti della festa dedicata a Santa Maria del Pozzo, preceduta dal corteo storico, oltre 200 tra figuranti, banda e sbandieratori. Ragazze e bambine della prima comunione, accompagnate dal rettore del santuario Padre Francesco, sono sul carro costruito nel lontano 36 da Francesco Porcelli. Il figlio è uno dei tanti capursesi emigrati e tornati in paese per una festa tra sacro e profano. Mio padre ha fatto il carro. Ah! Sì, Porcelli. Vive a? Vicino a Lugano. Però torna qui per la festa. Per la Madonna, per forza. È molto sentita questa festa anche da tutti i pellegrini che non sono presenti qui, sono all'estero. Arrivano anche da Canada e Stati Uniti. A Chicago, dove esiste una delle associazioni più antiche devote alla Madonna del Pozzo, si festeggia in contemporanea il culto della Santa Patrona. Ma qua è differente, ti fa sentire dal cuore la Madonna del Pozzo. Capursesi di ritorno, voi vivete in Canada da quanto tempo? Da 50 anni quasi. Da Madonna del Pozzo si torna a Capurso. Sì, è una tradizione che non si può mancare.